ancora una notte di violenza in città, una lite tra due gruppi di ragazzini sul lungo lago è finita a calci e pugni sul posto polizia e carabinieri, ma i protagonisti della rissa erano già scappati. A Calozzo Corte potrebbe arrivare il teleriscaldamento, la Varese Risorse ha avanzato una proposta in project financing, un'ottantina gli immobili che potrebbero usufruirne. Hanno aiutato migliaia di bambine e genitori ad attraversare la strada durante tutto l'anno scolastico. Gli angeli delle strisce pedonali sono i volontari del servizio scuole di Hauser. Nasce la squadra femminile della Calciolecco, guidata da Monica Giustoni, prenderà parte al campionato di promozione. Intanto manca solo l'ufficialità, Mauro Zironelli, nuovo allenatore dei Blu Celesti. Buonasera alla cronaca, in apertura ancora una notte di violenza in città, una lite ha coinvolto un gruppo di ragazzini nella zona tra Piazza Cermenati e il Lungolago, pugni e calci, con i giovani che si sono rincorsi fino al monumento dei caduti picchiandosi a più riprese. Intorno a l'una di notte la richiesta di intervento al 118 per un ferito lieve sul posto carabinieri e polizia, al loro arrivo però le forze dell'ordine non hanno trovato nessuno, i protagonisti della rissa si erano già allontanati. Nei giorni scorsi si erano registrati 3 feriti lievi per un regolamento di conti tra bande rivali, tra la stazione e le meridiane, alcuni sarebbero già stati individuati dalla polizia, botte 2 settimane fa anche in piazza Affari. A Calozzo Corte potrebbe arrivare il teleriscaldamento. La Varese Risorse ha avanzato una proposta in project financing, un'ottantina gli immobili che potrebbero usufruirne. Una rete lunga circa 4,5 km e 3 anni di lavori, sempre che arrivi l'approvazione da parte del comune, che avrà 3 mesi di tempo per decidere se mandare avanti l'iter o meno. Nel mirino la possibilità di realizzare un progetto di teleriscaldamento a Calozzo Corte. A illustrare la proposta di project financing depositata lo scorso 4 maggio, Varese Risorse del gruppo ACSM Agam. Questo progetto consiste nello sfruttare dei cascami termici già presenti in un'iniziativa industriale qui a Calozzo Corte, valorizzandoli e realizzando una rete di riscaldamento e portando il calore così recuperato ai cittadini, che potranno beneficiarne sia dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, ci saranno impatti positivi su tutto il comune di Calozzo Corte, ma anche benefici sociali, perché è una risposta comunitaria a un tema energetico che deve essere sentito da tutti, soprattutto dalle comunità locali. Che cosa verrà bruciato nelle intenzioni, nel progetto? Ma in realtà parliamo di recuperi termici, quindi verrà bruciato ben poco in più rispetto a quello che già viene fatto. Questo è il messaggio che vogliamo dare, ed è un messaggio che è in sintonia poi con quello che è il teleriscaldamento di nuova generazione, che deve puntare al massimo a recuperare i cascami termici, ed è quello che noi faremo principalmente presso il sito di Cartiera dell'Adda, e poi verrà bruciato soltanto gas naturale, ma solo per i fabbisogni integrativi e per i fabbisogni di picco rispetto al carico base. Le tempistiche possibili potete? Beh, le tempistiche come al solito sono parte di un processo, un iter burocratico amministrativo che dobbiamo fare di concerto con l'amministrazione comunale, dopodiché noi partiremo a spron battuto e penso che nel giro di 2 anni noi riusciremo a realizzare tutta la rete, 2-3 anni, e il piano invece commerciale sarà un po' più lungo perché ovviamente prenderà 5 anni. I vantaggi sono notevoli, sono soprattutto di tipo ambientale, perché con questo tipo di investimento si abbattono significativamente gli inquinanti. E poi ci sono anche dei vantaggi economici per i cittadini, perché potranno usufruire di un prezzo più vantaggioso rispetto ad altre risorse, e infine anche per il comune un vantaggio, perché anche per il comune ci sarà la possibilità di risparmiare sull'energia per i suoi edifici. Un'ottantina gli immobili, inclusi i condomini, che potrebbero abbandonare le caldaie per collegarsi al teleriscaldamento. Di questi, 13 sono pubblici, tra cui il municipio, le scuole e il palazzetto del Lavello, con costi dall'arcia azzerati, incluse nel calcolo anche le case Haller di Via di Vittorio. Stimate circa 800 famiglie, nessuno sarà obbligato al passaggio. 4,8 milioni di euro l'investimento complessivo. È il primo macchinario di nuova generazione di questo tipo installato in un ospedale lombardo e da alcuni giorni è in funzione nel reparto di anatomia patologica del Manzoni di Lecco. Si chiama inclusore automatizzato Autotech e serve per consentire esami sempre più veloci, in particolare nel trattamento dei tumori.
Viaggio nel mondo dell'anatomia patologica per scoprire il percorso di un campione di tessuto. Poche cellule sono in grado di dare informazioni preziose e consentire di trattare i pazienti nel modo più adeguato, perché siamo noi, in qualche modo, a guidare le mani dei chirurghi, le parole del primario Cristina Riva. L'occasione è l'inaugurazione all'ospedale Manzoni dell'inclusore automatizzato Autotech, che consentirà di ottimizzare le performance del laboratorio, il primo con queste caratteristiche in Lombardia. Questa strumentazione è una tappa fondamentale nell'innovazione tecnologica di un laboratorio di anatomia patologica e serve sostanzialmente per una tappa del percorso di preparazione dei vetrini che vengono allestiti da tessuti e biopsie e pezzi operatori per poi ottenere delle sezioni da esaminare al microscopio. Questo percorso veniva effettuato fino a poco tempo fa in modo assolutamente artigianale e manuale da un tecnico di laboratorio. L'aver acquisito questo strumento ci consente una completa automazione, una standardizzazione e una completa sicurezza per la diagnosi del paziente che così potrà fruire nel modo più completo delle terapie più innovative. Questo macchinario inoltre salvaguardia anche la sicurezza degli operatori, soprattutto sul piano del rischio biologico. Un'attrezzatura che è arrivata all'ospedale di Lecco grazie all'ordine del giorno presentato dai consiglieri Mauro Piazza e Formenti. Sì, un bel lavoro di sinergia tra il territorio e il lavoro che noi svolgiamo nel Consiglio regionale. Sono arrivate delle istanze, non è l'unica questa che è arrivata da parte della nostra SST, e siamo riusciti con un ordine del giorno a recuperare le risorse all'interno del bilancio per poter far sì che finalmente questo macchinario particolarmente all'avanguardia trovasse sede nel nostro ospedale e, come ci veniva ricordato adesso, sia una risorsa non solo per l'azienda ospedaliera ma più in generale per tutta la sanità e la salute del territorio. Hanno aiutato migliaia di bambini e genitori ad attraversare la strada durante tutto l'anno scolastico, un lavoro impegnativo ma ricco di soddisfazioni per i volontari del servizio scuole di Hauser Angeli delle strisce pedonali. È un servizio che in realtà faceva già mia mamma prima di me, a lei piaceva tantissimo e quindi me l'ha proposto. Io ho accettato il consiglio e sinceramente sì, mi sono ritrovata in quello che lei mi ha detto. È molto bello aiutare i bambini, ricevere un grazie. È un bel modo per passare il tempo comunque. Con la fine dell'anno scolastico finisce anche un servizio importante fatto dai volontari di Hauser, quello dell'aiuto all'attraversamento della strada per i bambini e per i genitori. Sì, questo è un servizio molto importante che Hauser fa per la collettività, appunto in accordo con il comune di Lecco. Il compito dei nostri volontari è appunto quello di far attraversare i bambini sulle strisce pedonali, per cui di proteggerli, e se posso dire sono anche, come dire, degli angeli protettori. Noi facciamo 5.000 servizi ogni anno su tutti gli 8 complessi scolastici e per 4 volte al giorno, ecco, per cui un grosso contributo fatto da circa 40 volontari. Pensiamo, voglio dire, che sia una grande opportunità di crescita. Ci sono anche tanti ragazzi che vengono dall'estero, che vengono in Italia, ne conoscono altri e si presentano con la volontà di fare questo servizio, anche perché hanno notato, soprattutto loro, che con questo sistema c'è una grande integrazione. Quindi si organizza, si trovano i volontari, si decide come fare nei calendari a secondo le due uscite e le due entrate da scuola, e poi si preparano i turni mensilmente, gli si danno dei fogli di presenza e loro hanno il loro piano mensile. Io quando arrivo qua in Italia per studiare, anche per fare qualcosa, non fare niente, però ho deciso per aiutare i bambini per attraversare a strada così. Torna il Giardino delle Spere di Festival, giunto alla sua 17ª edizione. Spettacoli teatrali, musica e installazioni artistiche animeranno i comuni della Brianza dal 24 giugno al 4 luglio.
Teatro, musica e arte nella cornice naturale del Monte di Brianza. Torna il 24 giugno al Giardino delle Esperidi Festival, giunto alla sua 17ª edizione. Le novità sono i tantissimi percorsi installati, che sono dei percorsi performativi molto particolari presenti nel programma del festival, e poi il fatto che abbiamo costruito tutte le giornate, tutte le serate con almeno 3 spettacoli. Il primo intorno alle 19 nel paesaggio in movimento, il secondo di teatro intorno alle 21-21.30 e poi la sera tanta musica e divertimento e DJ set. Tanti gli ospiti e gli spettacoli da non perdere che animeranno i comuni della Brianza fino al 4 luglio. Ma sicuramente Arianna Scommegna, grandissima artista, Vico Quarto Mazzini e poi tanti artisti da tutta Europa e da tutta Italia. È veramente importante ripartire e far conoscere i luoghi e le bellezze della Brianza, in particolare di Olgiate Molgora, il nostro paesaggio, e poterci fare cultura, poterci fare spettacolo. Ripartire, rinascere nel vero senso della parola, nella nostra comunità, e rieducarci al bello, che è intorno a noi e rieducarci al bello che l'arte e lo spettacolo possono condividere e far diventare patrimonio collettivo. C'è una lunga tradizione per ACEL, che è la nostra società di vendita, nel sostenere eventi come questo, quindi lo stesso Giardino delle Esperidi, ma anche altre rassegne importanti sul territorio, perché il nostro gruppo ha la sua ragion d'essere, il suo fattore distintivo proprio nell'essere radicato al territorio, un territorio che sta bene, che ha iniziative, che vuole andare avanti e svilupparsi, permette anche a noi come società di fare lo stesso e ci impegniamo quindi a restituire una parte del valore che dal territorio ci arriva. Nasce la squadra femminile della Calciolecco, guidata da Monica Iustoni, prenderà parte al campionato di promozione. Completiamo così il percorso per le nostre atlete del settore giovanile, spiega il responsabile Giovanni Dossi. Intanto manca solo l'ufficialità, il nuovo allenatore della squadra maschile sarà Mauro Zironelli. Blu, celeste e ora anche rosa, nasce la squadra femminile della Calciolecco 1912. La formazione militerà nel campionato promozione. Dopo 3 anni di settore giovanile e femminile, dove siamo riusciti a formare tutte le categorie, abbiamo deciso di proseguire il nostro progetto con l'avvio di una prima squadra, così da completare un naturale percorso per le nostre atlete, afferma il responsabile della sezione femminile, Giovanni Dossi. La prima squadra sarà un'importante occasione di vetrina per il calcio femminile nella nostra città. Sarà l'occasione per confermare la validità del nostro progetto ed affermare la nostra crescita. La guida tecnica che abbiamo scelto è Monica Iustoni, figura di riferimento da anni nel calcio femminile del panorama lecchese, spiega Dossi. La sua preparazione tecnica e il suo carisma saranno qualità fondamentali per sviluppare il nostro progetto. Si tratta di un nuovo capitolo fondamentale per la Calciolecco e il ringraziamento va alla famiglia di Nunno, che sta investendo molto sia a livello di settore giovanile sia nel calcio femminile, commenta il direttore generale Angelo Maiolo. Non possiamo che essere orgogliosi di poter aggiungere al nostro movimento rosa anche la prima squadra. Stiamo facendo un bellissimo percorso di crescita e speriamo di poter iniziare presto ad ottenere importanti risultati sportivi anche nel femminile. Prosegue intanto il lavoro della società in vista della prossima stagione di Serie C del calcio maschile. Ai dettagli l'accordo con il nuovo allenatore sarà Mauro Zironelli, 51 anni, ex tra le altre di Juve Under 23, Modena e San Benedettese. Bella soddisfazione personale infine per Riccardo Capogna. Bomber blu celeste ha vinto il premio Facco. Il suo gol al Como è stato votato come il più bello della stagione dai telespettatori del programma Ci Siamo di Rai Sport. Torna a Lecco la grande musica del Festival Europeo di Cori Giovanili Giuseppe Zeglioli, un'edizione in parte online e in parte in presenza che vedrà protagonisti, ospiti di caratura mondiale dal 2 al 4 luglio. Torna a Lecco la grande musica sacra del Festival Europeo di Cori Giovanili Giuseppe Zeglioli. Dopo la sospensione forzata del 2020 a causa della pandemia, quest'anno l'associazione Armonia Gentium, che da 14 anni organizza in città la prestigiosa rassegna, ha ideato un programma in parte in presenza e in parte online, con ospiti di caratura mondiale. Un'edizione nuova, segno di un periodo di ripartenza, ma anche e soprattutto della volontà di continuare con la tradizione del festival in città,
che avvicina sicuramente i giovani al tema della musica e del canto sacro. Una edizione di tutto rispetto, oserei dire, seppur in una forma mista tra presenza e distanza, avremo la possibilità comunque di avere delle delegazioni. Un'importante delegazione arriverà da Sarajevo, del coro Pontanima, proprio sul tema del dialogo interculturale e interreligioso. Ecco, questo è un segnale di speranza, di riaperture, di come la cultura ancora una volta diventa il collante, lo strumento per la coesione sociale. Gli appuntamenti saranno distribuiti nel weekend dal 2 al 4 luglio tra Piazza Garibaldi, la Basilica di San Nicolò e Palazzo Belgioioso e verranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di Armonia Gentium. Tutti i cori selezionati parteciperanno online alla manifestazione, escluso il coro Licabella, che noi conosciamo, della maestra Florana Spreafico, come pure in presenza il coro Pontanima di Sarajevo. Questo coro poi in particolare domenica mattina alle 10 durante la messa in basilica accompagnerà con canti la messa celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Erminio Descalzi, che è vescovo onorario e abate di Sant'Ambrogio. Venerdì sera ci sarà il concerto di fraternità del coro Pontanima in Piazza Garibaldi. Sabato sera tutti i cori dei bambini prescelti dal loro paese di provenienza faranno un concerto, diciamo 8 minuti, 9 minuti ogni coro. La domenica sera alle 21 a Palazzo Belgioioso ci sarà un altro concerto del coro Pontanima, detto concerto della pace, con la presenza del presidente padre Ivo Markovic, anche perché è stato lui a fondare il coro nel 1996 al termine della bruttissima guerra dei Balcani. Da Lecco a Esino Lario attraverso i sentieri delle Grigne, un percorso di 35 km di sviluppo per 3600 metri di dislivello positivo su un tracciato mai banale a picco sul lago di Como. L'occasione per tornare a mettersi alla prova tra le torri calcaree delle più suggestive cime lecchese. Oggi si è tenuta la Ultra Trail del lago di Como, UTLAC 40K. Il percorso ha toccato il rifugio Rosalba, arrivando fino alla cima della Grigna settentrionale, 200 gli atleti ai nastri di partenza. E ve ne parleremo con le immagini e i vincitori nel telegiornale di lunedì. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, seguiteci anche sui social, sul nostro sito www.teleunica.com. Vi auguro un buon proseguimento di serata.